Ebbene sì, sono in Sardegna, sono tornato in Sardegna, sono sbarcato ieri sera a Porto Torres. Oggi è lunedì 6 febbraio, quindi dopo poco più di un mese è giunto il momento purtroppo di, di ritornare sull'isola. Dico purtroppo perché eh, sono dovuto tornare per cose di forza maggiore. Eh, sono un po' triste perché comunque gli ultimi giorni in Spagna soprattutto anche sono stati molto piacevoli, quindi ritrovarmi in quelle situazioni che mi piacciono tanto e poi dover improvvisamente ritornare, ritornare in Sardegna mi ha un po'. come si dice. mi ha un po' scombussolato. <ride> come potete vedere c'è cioè, ancora un po' di neve qui, risale alla nevicata di. non mi ricordo se è due settimane fa, qui aveva nevicato molto bene, forse aveva nevicato più qua che sui Pirenei dove ci trovavamo noi. Cioè, Assurdo, veramente. Mi trovo nel bosco di Ortakis, comune di Bolotana. Ieri ho voluto fare tappa in questo posto, dato che è un posto che, che adoro particolarmente. Tra l'altro qui è anche, sono state organizzate anche le uniche gare di bike trial in Sardegna qualche anno fa, grazie agli amici di Bolotana che saluto. E niente, quindi è un posto che tengo abbastanza a cuore infatti è un ottimo spot anche per allenarsi in bici ora ne approfitto anche per fare un piccolo sopralluogo in previsione di futuri allenamenti ora si prosegue verso casa direzione Gusmini, sud ovest della sardegna ci sono un po' di lavori da fare al mezzo e più devo portare avanti dei progetti eh, e dei lavori anche miei personali quindi nulla appena, appena arrivo a casa poi voglio parlarvi un po' di, di questo viaggio come è, com è andato soprattutto quanto abbiamo speso, quanti sacrifici ci è costato: nel senso che non è stato tutto a rose e fiori come può sembrare nel video, ma ci sono state anche delle complicazioni, delle difficoltà. È giusto raccontarle, far vedere un po' quelli che sono i lati positivi e quelli che sono i lati negativi, cioè almeno quelli che sono stati per noi e quelli che potrebbero essere per chiunque. qua, sono vicino a Guspini, sud ovest della Sardegna, il paesino in cui, in cui vivo. Sono tornato ormai in Sardegna da circa una settimana, devo ammettere che sono ancora in fase di depressione post viaggio. Diciamo che stavolta l'ho presa un po' a male il fatto di dover tornare in Sardegna, però sono dovuto tornare per cause di forza maggiore, quindi purtroppo sono dovuto tornare mentre Claudia invece è rimasta in Francia, lì tornerà tra un mesetto circa, verso metà marzo. Durante il mese di febbraio sarò, sarò da solo qui in Sardegna, nulla oggi volevo parlare un po' del viaggio, siamo stati fuori per circa 40 giorni più o meno. 40-42 giorni è stato un viaggio veramente bello. In cui, nei primi dieci giorni, abbiamo fatto un bel giro nei Pirenei più sud di Andorra: è stato molto, molto bello perché abbiamo visto un sacco di posti fighissimi. Anche se speravamo di trovare un po' più di neve, purtroppo abbiamo trovato pochissima neve, come avrete visto nei video precedenti però ciò nonostante posti veramente favolosi eh, di una tranquillità totale infatti comunque c'è da dire che durante questi 42 giorni siamo sempre stati in, in van campeggiando liberamente quindi campeggio libero posti veramente tranquilli e soprattutto pieni di spot in cui poter stare col van in cui poter fare campeggio libero tranquillamente poi non so come sia la situazione d'estate però d'inverno noi siamo stati più che bene. Dopo quei dieci giorni, poi siamo dovuti scendere giù verso la costa, eh, più precisamente a Banil-sur-Mer, che è un piccolo paesino molto carino che si trova vicino al confine con la Spagna. Eh, ed è il paesino in cui, in cui sta lavorando Claudia tuttora in questo momento. È un paesino che ci ha ospitato anche la scorsa primavera. e Ci tengo a dire che abbiamo sempre fatto tutto in libera col van eh, sia su in montagna sia nel, nel paese senza problemi infatti ci siamo innamorati di questi posti anche per la possibilità di poter stare in van senza che nessuno ci disturbasse senza che la polizia ci mandasse via mai una volta è capitato spesso che la polizia passasse a controllare eh, però nessun problema mai 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 proprio è stato bello anche per il fatto che ci fossero servizi di ogni tipo per chi viaggia in camper o in van, eh, aree di carico e scarico ovunque, eh, la maggior parte gratuite. Eh, si possono trovare anche nei paesini più, <ride> più arrocati o, o, o meno turistici, comunque, eh, non c'è assolutamente difficoltà a trovare. L'area di, di carico e scarico, comunque l'area di servizio in generale. Stessa cosa vale anche per la raccolta differenziata, che qui in, qui in Sardegna purtroppo è un, è un grandissimo problema, ogni volta ci mette in difficoltà in maniera esagerata e non solo a noi, purtroppo è lo stesso problema che riscontrano tantissime persone che vengono qui in Sardegna a fare le vacanze o, o comunque sia a viaggiare per lunghi periodi. Ecco già che ci sono. Vi mostro anche questo. Ecco. Questo, durante i nostri viaggi fuori Sardegna, non l'abbiamo mai visto. Mai, mai, neanche nelle zone più eh, periferiche, nelle città. Zero, zero, mai, mai viste cose così. Questo purtroppo è uno dei mali della Sardegna. Ecco, c'è da dire che abbiamo avuto difficoltà più che altro per quanto riguarda il nostro equipaggiamento abbiamo avuto problemi di um, autosufficienza energetica ovvero che la batteria dei servizi abbiamo avuto difficoltà riusci per riuscire a ricaricarla quando lo solare ha lavorato molto molto poco soprattutto quando eravamo in montagna e la ricarica con l'alternatore non è stata sufficiente per poter caricare in maniera accettabile la batteria Infatti c'è stato un periodo a parte gli ultimi giorni perché gli ultimi giorni ho fatto giornate soleggiate di fronte al mare e soprattutto finalmente poi sono riuscito a fare la modifica al pannello solare per poterlo inclinare. Infatti durante gli ultimi giorni sono riuscito a... siamo riusciti a stare bene con la batteria sufficientemente carica. Abbiamo avuto problemi anche con la bombola del gas che è terminata circa una settimana prima di, di andare via. Dalla, dalla Francia, per fortuna avevamo un fornellino da campeggio portata di mano però avevamo poche bombolette quindi, quindi siamo andati alla Decathlon abbiamo recuperato delle bombolette per il fornello da campeggio e abbiamo tirato avanti così perché, perché non c'era la possibilità di poter ricaricare la nostra bombola in Francia essendo che gli attacchi lì sono, sono diversi quindi è sempre utile avere delle bombolette e dei fornellini da campeggio portati in mano per questa situazione qui di emergenza. Ecco per quanto riguarda i costi del viaggio è stato un viaggio parecchio low cost dato che abbiamo cercato di risparmiare il più possibile spendere il meno possibile infatti siamo abbastanza contenti di aver speso quello che abbiamo speso infatti tra poco ve lo dirò anche se questo comunque ci è costato parecchi sacrifici eh, abbiamo rinunciato a parecchie cose sia per quanto riguarda il cibo eh, perché anche per il cibo ci siamo un po limitati abbiamo fatto una ricerca curata dei, dei supermercati in cui andare a fare la spesa e soprattutto abbiamo fatto a meno di cibi troppo costosi quindi purtroppo quando si vuole viaggiare e se ha un budget molto ridotto bisogna fare dei piccoli sacrifici adesso andiamo in ufficio così con dati alla mano vi dico un po' quanto abbiamo speso per tutte le le cose. Eccoci qui. Allora, come vi dicevo, è stato un viaggio di circa 42 giorni. Andiamo subito al punto: per quanto riguarda le spese, Cominciò Siamo andati abbastanza al risparmio, dato che non siamo figli di notai, come qualcuno diceva alla TV qualche settimana fa. Il budget era abbastanza limitato, quindi abbiamo dovuto fare dei sacrifici e cercare di spendere il meno possibile, per quanto potevamo almeno. Le spese principali, alla fine, come in tutti i viaggi, sono cibo e benzina eh, soprattutto benzina ecco allora per quanto riguarda il cibo eh, abbiamo speso 260 euro in due 260 euro in due per 42 giorni è veramente poco poco poco. Contando anche tenendo in considerazione che comunque la maggior parte del tempo l'abbiamo trascorso in Francia e la Francia risulta essere abbastanza costosa, abbastanza cara più dell'Italia. Quanto abbiamo desiderato l'euro spin in Francia? Vabbè, però purtroppo purtroppo non c'è. Abbiamo fatto qualche volta la spesa alla lidl che risulta essere pochettino più economica rispetto agli altri supermercati francesi però rispetto all'italia comunque rimane sempre più un, po più un pochettino più cara quindi essere arrivati a spendere 260 euro in due in 40 giorni non male, non male mentre invece allora per quanto riguarda il carburante abbiamo avuto spese sia per la benzina per il furgone e sia per il diesel per alimentare la stufa per il riscaldamento per quanto riguarda il diesel abbiamo speso 130 euro ci sono state giornate in cui l'abbiamo ottenuto acceso anche giornate intere per giorni quindi il diesel 130 euro cioè per quanto riguarda la benzina che è la, la spesa più, più grossa più, più importante abbiamo speso 420 euro e eh, abbiamo fatto abbiamo percorso in tutto circa 1800 km eh... Questo lo vedo anche dall'applicazione che, che utilizzo, si chiama Fuelio, in cui mi segno sia i chilometri sia i rifornimenti che faccio Così posso tenere sotto controllo sia i consumi che i costi anche del, del carburante Questo solo per quanto riguarda la benzina Ecco, per quanto riguarda i costi della benzina mh, Siamo riusciti a risparmiare parecchio il primo periodo in cui eravamo in territorio spagnolo allora, appena siamo sbarcati in Spagna, erano in vigore ancora gli sconti, abbiamo fatto siamo riusciti a fare benzina a 1.39, un prezzo veramente bello bello però sfiga vuole che poi dopo qualche giorno gli sconti sono stati tolti infatti poi dal primo di gennaio abbiamo iniziato a pagare la benzina circa 1,65 anche perché con questo ci siamo inoltrati sui pirenei e lì eh, risultava un po' più cara rispetto ad altre località della spagna infatti anche senza gli sconti in spagna risulta abbastanza economica tant'è che andando via adesso la scorsa settimana ho fatto benzina a 1,51 mi pare vicino a Barcellona che è più che accettabile assolutamente dato che qua in Sardegna e in Italia in generale più o meno il prezzo è di 1,85 quando va bene quindi da quel punto di vista abbiamo risparmiato molto mentre la Francia si è rivelata molto più cara per quanto riguarda il, il carburante infatti la benzina il più economico che abbiamo trovato in Francia è stato da 1,85 perché gli altri erano oltre 1,90 c'è una bella differenza tra Francia e Spagna: la Spagna risulta essere molto più economica sotto ogni punto di vista, sia per quanto riguarda il cibo, sia per quanto riguarda eh, il carburante. Quindi, alla fine, siamo arrivati a spendere un totale di 850 euro per 40 giorni in due, direi che è ottimo. Quindi questo <ride> vi fa capire che comunque sia non, nav non navighiamo nell'oro. Anzi, i nostri budget sono abbastanza limitati. Cerchiamo di spendere il meno possibile. Comunque sia questo comporta anche dei sacrifici. Però comunque sia sono... Cioè quello che spendiamo noi sono cifre abbastanza accessibili a chiunque. Anzi, io penso che la maggior parte delle persone vada a spendere molto di più in genere. Quindi è fattibile viaggiare così, low cost. Ci vuole un po' di spirito di adattamento e... E bisogna ragionare un po' su come e dove spendere i propri soldi la spesa totale ovviamente si riferisce solo ai costi che abbiamo avuto una volta che siamo giunti lì infatti sono escluse le spese della nave anche in quel caso abbiamo speso relativamente poco abbiamo preso la nave da Porto Torres a Barcellona all'andata abbiamo speso circa 140 euro eh, furgone più due passeggeri Passaggio ponte, mentre al ritorno invece ho speso ben 81 euro: eh, un passeggero più il furgone e addirittura ho trovato pure la cabina gratis, top, veramente top. Questo con eh, Grimaldi. Ecco, ultimo aggiornamento, poi proprio l'altro giorno ho risolto il problema della perità di olio che avevo alla rotta posteriore sinistra, avevo il cilindretto dove ci sono i pistoncini che spingono il ganascio che era completamente esploso, eh, non c'erano più le guarnizioni di... sicuramente. Infatti stava pisciando olio in una maniera esagerata e sono riuscito a risolverlo finalmente. Anche quello è un problema che abbiamo riscontrato più o meno a metà del viaggio, però ho voluto tirare... Tirare avanti un pochino Anche perché inizialmente non stavo perdendo tantissimo Però poi più passavano i giorni Più la perdita stava aumentando Però sono riuscito a rientrare in Sardegna E risolvere il problema qui in casa Con gli attrezzi giusti Volendo l'avrei potuto risolvere anche lì Anche per strada Perché comunque sia un lavoro abbastanza semplice Basta togliere la ruota eh, Poi servono giusto un paio di chiavi e basta eh dare una spurgatina al freno ma se si è in due si fa senza problemi però preferivo farlo a casa con, con calma dato che non era una cosa particolarmente grave quindi per fortuna non abbiamo avuto tantissime spese extra mh, poca roba giusto... Ho dovuto comprare qualche accessorio per poter fare la modifica al pannello solare per poterlo orientare, più qualche spesa aggiuntiva per olio freni e olio motore che ho dovuto raboccare appunto durante il viaggio. però del resto, non abbiamo avuto spese extra, per fortuna. Mentre lo scorso viaggio, perché aveva seguito i video, abbiamo avuto un po, un po' più di spese extra dato che abbiamo avuto problemi al, al motore che si era, era crepata una guarnizione del collettore di aspirazione e quindi. Toccato acquistare i pezzi, farli arrivare lì, più comprare anche degli attrezzi, delle chiavi che non avevo per poter eseguire il lavoro per strada. Perché comunque se sì, io mi porto appresso tantissimi attrezzi, cerco di avere il più possibile appresso, però serve sempre quello che manca. <ride> quello che non c'è serve sempre insomma è sempre così ecco con questo video è tutto ci tenevo a farvi sapere un po queste cose qui soprattutto per quanto riguarda i costi anche per eh, farvi capire quanto effettivamente si può spendere poco viaggiando dipende tutto dal, dallo stile di viaggio anche dalle proprie esigenze ovviamente però noi per fortuna siamo persone che anche nella vita normale Spendono abbastanza poco, spendiamo solo per ciò che realmente ci serve per l'essenziale. Ma soprattutto non navighiamo nell'oro. Quindi, perché, perché per tutti quelli che pensano che oh beato te, sempre in giro, eh, ma, ma devi avere un sacco di soldi. No, in realtà, in realtà no. Siamo, siamo dei poveri in culo. Si mette da parte, e poi quando c'è qualche gruzzoletto da parte, si viaggia e si fa attenzione alle spese. Detto questo, ci vediamo al prossimo video. Le avventure non sono finite, continueranno qui in Sardegna sicuramente. Quindi, ci vediamo presto. Ciao!